Oh, allora, qua è tornata la vita intanto. Perché c'era il tizio che sparava le frecce che immobilizzava. Adesso non c'è più. Guarda loro. Guarda che carini. Ora il fatto è, mi date qualcosa? Cioè, spero in un premio. Sono così orgoglioso, guardali. Sì, bellissimi, non mi interessano, però. Posso finalmente andare nel bosco. Nessuno che mi darò. Va? Attenzione. Attenzione. Ah, va bene, ok. Quelli lì magari inizio a usarli in un altro modo. Sì, però siete stronzi. Siete stronzi con questi blocchi, eh. Allora, voglio fare anche un'altra cosa, perché me l'avete detto dei blocchi invisibili. E dovevo andare. Mi avete scritto per i blocchi invisibili. Oddio, non mi ricordo più dove. Qua, forse. Nel robo degli oggetti. Ciao, bello. Ti ordino di metterti davanti a me. Ora ti ordino di saltare. Ok, in questo modo ci sono dei tesori nascosti. Usa la tua formidabile capacità di saltare per trovarli. Anche questo ti potrebbe aiutare. Anello campanella. Ok. Boia. Ho capito come. Ho già capito come funziona. Devo metterlo a Mario o posso metterlo anche agli altri? È una spilla. Non lo so. Io lo metterei a Geno. Per ora. È tosto. Spero che basti metterlo a Geno. Allora, lui lì mi indicava il castello, quindi fammi vedere un attimo. Sì, ok, funziona anche con Geno. Sì, ho capito, ma non ti dice dov'è. Oddio, ma io posso saltare in testa alla gente? Oh. Interessante. Forse posso saltare anche in testa quel Toad dentro che c'era dall'altra parte, nell'altro villaggio. Ora il discorso, la domanda è, cosa faccio? Sì, abbiamo ottenuto l'oggetto per trovare i tesori nascosti, ma in tutti i livelli in cui non l'ho usato? Come famo? Devo rifarli tutti. Ah, tra l'altro, aspetta un attimo, Collina della Bella Vista c'erano i tizi che si sposavano. Ho letto. Non si sposa nessuno. Quello è il castello di Bowser. A guardarlo da qui sembra molto sbriciolato. La via stellare si è ristretta quando quella spada gigante l'ha trafitta. Finché non verrà riparata, nessun desiderio potrà avverarsi. Troviamo i frammenti stellari. Basta, che è finita. Avevo capito che si sposavano sulla collina i tizi, però ok, niente. Sì, vabbè, raga, io sono andato a girare ovunque ed è qua. Ma sarà roba? Ma va a cagare. Guarda, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, infattibile. Va bene così, ottima cosa, l'abbiamo ottenuto, Talponia. Andiamo avanti, perché sennò qua, cioè raga, veramente. Penso che comunque lo farò. Mi rigirerò tutti i livelli, però vado a vedere con qualcosa, con una mappetta o robe del genere. Perché se sono messi così, raga, è veramente assurda come situazione. Dove sto andando? Aiuto. Oh, Bowser! Che ci fa Talponia? Cosa fa? Con chi ce l'ha? Ha perso i tizi, ha perso. I Koopa armati. Bowser, quasi tutti i nostri compagni sono scappati. Che facciamo? Infatti, vedi? Siamo abituati a combattere solo contro Mario. Questi tipi nuovi sono troppo per noi. Fate silenzio. Non dimenticate che io sono il più grande, grosso e cattivo ceffo che c'è in circolazione. Ah, lo dice proprio. Ma se Mario viene a sapere che mi hanno buttato fuori dal mio castello, la mia reputazione sarà rovinata. Anch'io ho un'immagine da proteggere, sapete? Andiamo e facciamogli vedere chi comanda qui. Perché quel Goomba rotolato? Vabbè. Sì, i blocchi invisibili, tanto da quello che abbiamo visto, mi danno sacchetti di roba. Boh. Non so quanto sono utili. Ciao. La mamma e il papà sono andati ad aiutare la montagna. Va bene. Piacere. Boh. E quindi possiamo farne a meno. Non posso stare qua a controllare ogni angolo. Cioè, posso farlo in realtà, però non lo farò. Questo vende degli oggetti.
Ok, bello che può aprire le porte senza entrarci. Carina come cosa, questa ti fa per addormentare, ok? Quindi le stelle sono i robi per dormire, i funghi sono i negozi. Buono a sapersi. Io poi guardo se c'è roba invisibile. Non c'è più nessuno? Sembra parecchio vuota come zona. Ecco, infatti, vedi? Una bella stella è caduta sulla montagna. Volevo andare a vedere, ma mia mamma ha detto che è pericoloso. La mamma ha detto che voleva andare a vedere cosa è successo, ma è già da un bel po' via. Quindi sono andati tutti a vedere sta roba, probabilmente. Salve. Una stella è caduta sulla montagna e ha intrappolato dei ragazzini all'interno. Come se non bastasse, anche uno degli uomini è bloccato là dentro. Aiutaci. Che succede lassù? Quella poverina è ancora impegnata? Sì, anche gli uomini scavano più non posso. Io non posso tenere il loro passo. Woman. No, non c'entra niente però. Okay. Gli uomini stanno facendo quello che possono andare dall'interno e scavo qui dall'esterno. Dobbiamo aiutarli. Ok. Questi fiori qua non fanno niente. Non sembra. Allora io entro. Oh cielo, spero che i ragazzi stiano bene. So come ti senti, ma starsi qui per piagnucolare non servirà a niente. Man! Vedi? Ecco perché. Dove va? Ah, ok, no, dicevo, si era bloccato tutto. Nonostante quello che le ho detto, al suo posto avrei reagito allo stesso modo. Non stiamo facendo nessun progresso, così non raggiungeremo mai, ragazzi. Vedi lassù, quella è la vecchia entrata alla miniera. Ora non è più raggiungibile. Se solo quel tipo Mario fosse qui, lui ci arriverebbe in un attimo. Oh, guarda un po' che si vede. Ma vedi un po'. Che mi prenda un Goomba. Spero di no. Proprio lui in carne e baffi. Mario sia la nostra salvezza. Non ho ossa, io ho baffi. Hai sentito cosa è successo? No, sì. Andrà a salvarli? No, fuck, dovevo dire no. Grazie Mario, ecco, l'entrata è lassù. Sali sulle nostre spalle. Cacchio, sta roba del salire sulle spalle degli altri è geniale. Belli loro. Allora, il problema è sempre che non posso colpirli per primo. Boia! Magmarughe Cluster! Ma che cacchio di nemici c'ha sto gioco? Cioè, sono allucinanti. Hanno una varietà di nemici che è assurda. È stupenda ed è assurda. Perché cacchio non l'hanno fatto così anche negli altri? Cioè, per carità, è Square Enix. C'è dietro Square Enix, quindi chiaramente un po' di basi di queste cose qua ce li ha. Oh, ciao, te sei vivo. Sai che ci sono degli oggetti rari nascosti nella miniera? Se li trovo li vendo qualcuno in città. Soldi facili. Bello! Seguimi per altri consigli. Non c'entra niente. Qua non si va? Ok. Quello lì mi inseguiva un po' troppo comunque. Stai attento. Devi stare molto calmo, te. Posso andare qua? Da nessuna parte, vero? Allora, le frecce non mi dicono niente. Se io andassi qua? Oh, what the fuck? Monete luccicanti, monete, prendetele tutte. Lasciamo questo gonzo di un Mario qui e dividiamoci. Qualcuno ha qualcosa da ridire? Che stronzo! Dividiamoci, sì, si sono divisi. Croco ci ha beccati di nuovo. Si è preso anche le nostre monete, in secondo riprendiamocele. No, che maledetto. Io non so perché sono andato dall'altra parte, era per... In realtà per esplorare, tanto... per adesso si può anche farmare qualcosina. Tostino farmare, però dobbiamo farlo perché sennò non facciamo più niente. Io non so dove sto andando. Ciao Talpaman. Mario, sei venuto ad aiutarci, c'è un problema, però questo è un vicolo cieco. Per passare qui serve una bomba. Potresti andare a cercarne una? È qua. Ma è un nemico questo, vero? È un nemico, come faccio? Boh, saltano tutti in aria. Non penso di poter portare delle bombe. Forse dobbiamo appunto prima passare di là. Dobbiamo andare prima da Croco. Quindi di qua si salta ancora? Muore di nuovo. Ah, però stavolta non succede niente, ok. E se fossi andato di là senza saltare? Io ho saltato perché chiaramente sono un imbecille. Oh no, è un vicolo cieco, niente paura.
Ho con me una bomba, non esco mai di casa senza. Bello, nessuno ti ha arrestato? Bello sto mondo di Mario. Molto tranquillo. Oh, cacchio, però aspetta. Non è il primo di quei muri che vedo. Ce n'erano altri del genere. Vabbè, io un po' li devo ammazzare, però. Cioè, qua un pochettino tocca expare. Tra un po' Gino sale anche di livello, e quindi non è male come idea. Ok. E anche Mario sale di livello. Abbiamo due level up. Mario continui a prendermi l'attacco fisico. Tanto attacco magico non lo so. Forse lui è più attacco magico. Boia, c'ha un botto d'attacco però lui. 65 d'attacco, il base c'ha. Allora continuiamo lui. Lasciamo Mallova l'attacco magico. Continuiamo attacco magico Geno. Così. No? A 65 base. Godo che Mallow sale di livello. Era morto. Ok, almeno lo facciamo tornare un attimino in vita. E appunto te vammi di attacco magico. Penso che sia la più utile per te. Sia, vabbè, difesa adesso non neanche quella più di tanto, però almeno l'attacco. Ma soprattutto per recuperare i cosi. IPF, scatola di fiori? Bella scatola di fiori. Possiamo usare queste comunque, no? Possiamo usare queste che appunto ricaricano, aumentano di 5 il massimo e in più ti danno anche tutta la ricarica fatta, quindi possiamo sfruttare quella roba lì. Ah, ok, è andato dove non potevo andare prima. Che era bloccato, mi pare. Io sta zona l'ho già vista. E te? Boh. Nascosto di così. Sì, adesso per il prossimo ci vorrà un po', eh. Vedrai, te la faremo pagare forse non oggi né domani, ma un giorno. Non avevo monete, ma ha lasciato cadere qualcosa. Una pillola di fiori. Ecco. Per l'appunto possiamo usare la pillola di fiori. Tanto abbiamo 9 su 30, aumenta di 1, to. Godo. Teniamo a mente sta roba più che altro, perché può essere buona come tattica. Più che altro gli arraffio scappano. Sono i maledetti che scappano. Vedrai, te la faremo pagare, forse non oggi, ma un giorno. Sì, ok. Un'altra pillola di fiori anche lui. Madonna, ma ve ne danno un sacco. Ve ne danno veramente tante. Non so se appunto il massimo è 99. Mi avevate detto qualcosa del genere sui PF. Vedrete, la faremo pagare. Bla bla bla. Ok. Anche lui è una pillola di fiori. Adesso praticamente stiamo rifacendo il giro. Erano in tre, mi pare. Quindi il prossimo dovrebbe essere il capo. Il capocchia. Dovrebbe esserci Croco direttamente. Sì, ma io non so dove sto andando. Anzi, forse era all'inizio. Quello tipo, infatti, non è. Forse è proprio inizio grotta. Il giro credo che l'abbiamo fatto qua. C'eravamo già andati. Che è dove siamo scappati. Non ho visto il. Adesso che ci penso. Il bivio iniziale. Eccolo qua. Tanto sicuramente sarà andato. Ah, forse di. No. Aiuto. No. Si è lanciato giù per me. Sì, perché alla fine conviene usare i PF solo con quel coso. Solo con Mallow. Perché quello che li consumo con la scarica facciamo. No, non è entrato qua. Vabbè. Cioè, faccio la scarica, colpisco un po' tutti e vado con Mallow, che è meglio. Aspetta, e se io facessi così? Vediamo se torna. Boh. Ok, non so se era da triggerare in questo modo la sua comparsa o si poteva comunque evitare. Di qua no. Anche perché non è da nessuna parte qua. Allora, lì dietro siamo già stati e non si va. Ma qua c'è il tizio con la bomba. Io non do onda. Lo sapevo! Lo sapevo! Ho detto, aspetta, ho provato a fare il giro al contrario intanto. Perché ho detto, aspetta, ma gira una volta, gira due volte. Non è che Luke fa il giro. Ho provato a fare il giro al contrario. Non l'ho trovato. Poi ho detto, aspetta, e se invece lo aspettassi? Bastardo! Adesso ti apro. Mancato, vabbè, grande inizio, va bene, fa lo stesso. Andiamo di super salto.
Madonna, ti distruggo. Cacchio di croco. Bello uno così. Attacca anche? Attacca anche. Godo. Merda. Ok. Gliene farei un altro, ma... Andiamo anche così. Dai, ma non puoi mancarlo sempre. Cioè, lui tira bombe, ma è pazzo sto coso. Bello uno di pugno. Mazzo, ma che cacchio di illusione c'ha sto coso? Scusa, io capisco tutto, ma... Cioè, o lo manco o li faccio uno con quello. Cioè, se no gli faccio il colpo speciale del trio della morte, eh? Lo spacco così. Che okay, indicatore plus, va bene. Che fai? Sei stupido? Continua a tirare le gusci in testa. Ok, ancora di più. Il tempismo non lo so purtroppo. E vattene, ma quanta cacchio di vita c'hai? No, Rigo indietro il bottino? Devi sconfiggermi. Non ho capito cosa si è preso. Non mi rompere le palle, che ti disintegro. Poi un super salto di nuovo? Palle di fuoco gli faceva danno lui, vero? Eh beh, 36, oddio, forse era meglio quell'altro. Se gli facessi l'elettroscarica la sente? Però adesso io ti faccio questo. Non c'è più l'aiuto Toad, però. Non fa più l'aiuto Toad con le tre cose. 106. Neanche troppo, eh. Speravo di più. Cos'è che era? Lancio del mostro. Cos'è che ha tirato? Ma quanta cacchio di vita c'ha sto robo? Ma scusa, eh. Tanto non ha senso. C'è 102 ancora. Come sono bravo, sì. Potentissimo. 102, 34. No. 94. Ascolta, dai, finiamola. Se gli facevo un pugno non lo ammazzavo. Smettila. Ecco la tua roba. Gli ho fatto 104. Grazie, me ne vado. No, io voglio le bombe, voglio. Perché non mi ha dato le bombe? Hai preso le monete e anche tu qualcosa. Mini bomba. Ci abbiamo le bombe. Ok, e con questa ne abbiamo una? Io ho visto più cose da rompere. O sbaglio? Forse mi confondo. Forse era solo uno, era quello che ha rotto lui. Vuoi attaccarmi anche te? No, già che ci siamo. Vabbè, intanto è un attacco unico. Finisco uno, arriva un altro. Questo è il classico che non mi mancava, sinceramente. Hai trovato una bomba, adesso possiamo aprirci un passaggio. Vai, butta giù. Se quell'altro le lanciava, però vabbè, forse... Seguiamo le tracce fino alla fine. La stella sarà in fondo, facciamoci un giro. No. Mi sa che hai ragione, sarei solo di peso. Allora mi affido a voi per trovare i bambini, ok? Grazie mille Mario, adesso vado da mia moglie a raccontarle tutto. Oh, quel pezzo di merda non mi voleva! È proprio uno stronzo, come dicevano! No, non ho detto... Oh, ok. Sarei potuto andare anche là sopra e molto probabilmente è meglio... Boh. Grazie. Andiamo là sopra allora. Cerchiamo di evitare le bombe per... Ehi. Non so perché dovrei fare questo tornando indietro. Ci abbiamo provato, raga. Ci abbiamo provato e abbiamo fallito. Non c'era bisogno di andare lì. Potevo anche passare da qua. Boh. Forse era solo per la moneta rana. Ho capito, ma che cacchio mi servono per comprare due robe? Non è che ci faccio molto. Nel senso, va bene, grazie, ma non... No. Oh, è salito Geno? Ok, è salito Geno. Continuiamo a dargli l'attacco, chiaramente.
Potenziamento geno, attacco più potente per Mia poco prima della fine e alza anche la difesa. Vai. Continua così. Grazie. Non so anche le monete che cacchio mi possano servire più avanti, però ok. Bello questo. Che fanno? Tornare indietro? Ah sì, ok. Allora, forse possiamo schivarle. C'è un salvataggio lì. Godo. Forse possiamo schivarle. Però dato che c'è quella roba. Ah, ma io sono sano? Ah, perché è salito Geno, quindi sono saliti tutti? Ho capito. Quello come lo prendo? Così. Eh sì, per alcuni è tosta però, eh. Arrivarci. Ma non è che c'è già qua il terzo. Ma lì è il terzo boss. Boh. Ok. Cosa devo fare? Devo prenderlo di spalle? Ah, ok. Ma lui è il boss? Scusa un attimo. Salve, mi chiamo Punchinello, sono Pulcinella, sono un grande maestro bombarolo. Mai sentito nominare. Adesso vi mostro io che è una testa calda. Voi mi renderete celebre. Addio. Boh. E allora, questo aumenta l'attacco. Io, raga, mi potenzierei Geno così. Ah, potenzia tutti. Voglio, raga, faccio diventare Mario un mostro. Ok, devo trovare il tempismo, chiaramente. Facciamo diventare Mario un mostro. Poi andiamo di salto e vediamo che fine fa. Tre con quello non è il massimo, eh. Va bene, fai quello che vuoi. Ok, adesso l'ho presa. Cioè, è quando fa il simbolino, praticamente. Continua. Muoiono le bombe. No, ok. E allora mi sa che devo usare un'elettroscarica con lui. Vediamo se la scarica la sente. Non troppo. Però continua a buttare fuori gente. In caso accumuliamo e teniamo per la mossa. Per la mossa di lui. Ok. È il triangolo. È il coso che fa. Che lo fa cosare. Un po' il fatto che sciotto con Mario è buono come cosa. Dai. Vai, vai, te metti fuori pure gli scagnozzi. Io potenzio Mario, poi ti disintegro con Mario sempre. Ok. Continuiamo. Vedi, è il punto esclamativo che mi fa potenziare. Ok. Forse ho trovato il modo. Nel senso che ancora non lo sapevo. Continua. Non male, non male. Ora potenziamo un po' le cose. Va bene. E vorrei fare un chiaroveggenza per vedere come si è messi, ma. A questo punto facciamo un attimo così. Godo, merda, stai buono. Metti giù le mani. E 11 possiamo farlo. Possiamo farlo perché adesso con 7 andiamo a fare il suo attacco. Super salto. Vai. Mm, 179. Non è quanto aspettavo. Speravo in meglio, però va bene. Mi dai 10 PF. Mi sa che adesso le bombe attaccano, eh. Godo. Buono questo. Buono anche questo. Ancora meglio. Però con lui non posso più fare quello perché sennò non funziona. Quindi andremo così. Poi andiamo così. Però 120 fa sempre. E va bene, l'avete voluto voi. Boia. Ok, quelle sono grandine. Andiamo sempre di elettroscarica, indeboliamole. Un pochettino. Preso! E mossa 3? Mossa 3, dai. Schivarle
Chiaramente non sulle bobombe, perché chi se ne frega. Un bel 190 te lo pigli. Poi con te andiamo così. Le bombe non sono morte. Allora andiamo di un'altra elettroscarica. Non sono morte. Ok, sta buon. Merda. Ho perso il bonus. Vabbè. È morto. Deve essere un incubo, sono rovinato. Non volevo, ma non mi lasciate altra scelta. Mi sa che stai bleffando. Vuole tirare fuori uno gigante. Calmati un po', Batuffolo. Non sprecherò il mio attacco per colpire te. Non si sa mai cosa potrebbe succedere. Ottimo, allora non usarlo. Ma basta, anch'io un orgoglio. Ve la siete proprio cercata. Che succede? Perché non funziona? Ok. Mario! Se questo affare esplode siamo fritti. È un bel pasticcio. Tagliamo la corda subito. Sì, letteralmente. Togli il ceppino. Sta per scoppiare. Ma non gli ha fatto niente. Ma che cavolo era quello? Beh, abbiamo vinto questa battaglia. Speriamo di non perdere la guerra. Dove sono Dinamite e il frammento stellare? Chi è Dinamite? Che cacchio sono Dinamite? Questo risponde in parte alla mia domanda. Forza Mario, sbrigati. L'abbiamo preso o si sta spostando? No, l'abbiamo preso, ok. Io l'avrei fatta l'animazione di loro incendiati che prendono la stella, però. Ma raga, abbiamo già preso la terza! Ma in che senso? Cioè, allora, io so che questo gioco dura poco. Sono andato a controllare, tipo, Long to Beat, sono 10 ore di gioco, una roba semplice. E trovo anche, devo dire, carino il fatto che non siano tutte uguali. Cioè, non seguono lo stesso pattern. Arrivi, entri, fai un po' di livelli, vai avanti, batti il boss e trovi la stella. C'è anche questo. Entri in un livello, boom, stella. Devi ancora trovare Dinamite. Io non so chi sono. Forse sono i bambini. Sono loro. Non si muove. Oggi sto stupido a fare. Dammi una mano, spingi il carrello. Stai calma, eh. Vuoi leggere le istruzioni? No. Sì, no, che non, se no ci schiantiamo, muori tu. Guida il carrello. Freni con A, salti con B, acceleri più fungo. Ente sicurezza di Talponia. Dai, vai. Com'è che si frenava? A? Mi ricordo più. Wow! Non è andata delle migliori. Poteva andare meglio. Allora, no, con quello... Ok. Ok. Ci sono, raga. Ce l'abbiamo. Questo è il Pakal. Ah, ok. Se vado troppo, chiaramente... finisce male. C'è un tempo comunque lì, eh. Non è che sto tempo è... Devo tenerlo sotto controllo. No, non dovevo saltare, ho sbagliato io. Questo è il Pakal, raga. Non so se chi di voi è mai andato a Mirabilandia. Mirabilandia c'è il Pakal, che è sta giostra con tutte le curve. Dai, però andavo. Non andavo. Non si muoveva il carro. Di traverso? No, dicevo che si schiantava. Bello! Donkey Kong! Ok, non posso saltare una volta che sono giù. Io non so dove devo andare. In mezzo! Ma lì come fai? Forse devi avere la velocità. Forse devi avere la velocità. C'era il coso per avere il coso fungo. Non devo saltare. Ho capito. Ma forse posso saltare anche dei pezzi direttamente.
Ma è Mario Kart, raga. Boia, quello è a 90 gradi, non è che devo fare. Bella, quelle curve erano belle. Forse con il robofungo potevo saltare. Ah, abbiamo. Oh. Abbiamo anche il clacson, chiaramente, in caso di incidente. Piano. Quella curva lì era bella. Sì, vabbè, oh, devi frenare. A Mario. A Mario, devi star fermo. Porca vacca. Let's go. Ma non c'è tipo un. Un disastro, un disastro. Più di così non frena. C'è tra un po' sto fermo. Vabbò. Io pensavo che i funghi fossero da collezionare. No, io volevo fare il salto lì. Ma cos'è quella roba lì? Pensavo fossero da collezionare i funghi. Magari più ne prendi e più ti dà roba. Invece sono proprio dei boost. Cioè, teniamolo da mente. Proprio per quando dobbiamo fare quei salti un po'. Forse tipo qua. Questo è Donkey. Cacchio, questo era in Country Tours, mi pare. Non atterreremo mai vivi, vero? No, in casa diretto gli arrivo. Sul letto, sul letto. Stanno mai facendo i bambini, vorrei che tornassero a casa. Calma tesoro, ho chiesto a Mario delle ricerche, sono sicuro che li porterà appena possibile. Ho questo strano presentimento, come se stessero per bimbarci addosso da un momento all'altro. Dai, sono sicuro che entrano dalla porta, come tutti quanti, rilassati tesoro. Bella raga, siamo arrivati. Santa talpa, ci sono davvero piombati addosso. Poveri miei tesorini, state bene? Piccolo Mite, ti sei fatto male. Come fai a chiamare un bambino Mite e Dino? Tutto a posto, mamma, non è vero Mite, ce la siamo proprio spassata. Mamma, papà. Si è preso una botta in testa, povero piccolo, sei sicuro? Dina, quante volte ti devo andare nella miniera da sola? Basta così, tesoro, sono tornati sani e sali, questa è la cosa più importante. Non abbiamo nemmeno ringraziato Mario come si deve. Che vergogna, Mario, non potremo mai ringraziarti abbastanza. Il tetto? Non fa niente, vero caro? No, non è niente, penserò io a ripararlo. Fammi sapere se ti serve una mano anche per casa tua. Grazie ancora per aver riportato i nostri bambini. Tratto Dina e Mite, frammento stellare, ma dov'è Peach? Dov'è Bowser anche, che era qua anche lui in giro? E quel croco maledetto è ancora in circolazione? Il crocone. Snifter. Snifster. Torna indietro, signor Bacarozzo. Non vuoi sentire giocare al booster? Non scappare, vieni a giocare con noi. Ti faremo divertire un sacco. Sì, come ha detto loro, signor Bacarozzo. Non è un cervo. Ah, sono gli sniffini. Come cacchio si chiamano? È un cervo volante. Non toccare con lo scarabeo, è un regalo per Booster. Proprio così, restituiscilo senza far scherzi. Fai come hanno detto loro, sennò non siamo più amici. Non vi conosco. A Booster gli scarabei piacciono davvero tanto, non puoi catturarli. Proprio così. Non può catturarli, proprio così è sempre occupato a intrattenere la principessa piovuta dal cielo. Ah, è vero che Peach è in giro. Non è al castello. Per questo catturiamo noi gli scarabei per lui. Perciò restituiscicelo. Sì, per favore. Sto scappando, presto, prendilo. Prendilo. Oh. Il tetto comunque è rotto. E vabbè. Lo ripareranno prima o poi, eh. Boh. Perché è lì dentro, non so. Abbiamo finito qua? Credo che abbiamo finito, no? Ah, ok, ma ha sbloccato gli altri.